Cose che spesso si notano in maniera molto evidente è la sonorità diversa del linguaggio. Se noi entriamo in un ristorante, troviamo, nel ristorante dove si siedono degli americani, troviamo un volume molto alto, troviamo un volume forte, un modo anche se vogliamo aperto, spontaneo, libero, e questo noi lo possiamo interpretare in due modi. Può essere un segno di sicurezza, un segno di fierezza, un non aver paura di esprimere le proprie opinioni, o è un segno di maleducazione. E di converso, per quanto ci riguarda, in un ristorante dove ci sono italiani, a un tavolo dove si parla più, con un volume più basso, non dico bisbigliando ma quasi, dove si fa attenzione a non farsi sentire dai tavoli accanto, è un segno di timore, un non volersi esporre in una maniera un po' levantina, gattopardiana, no? Di dare tutto un po' di tremola, è un segno di buona educazione. Cerco di rispondere affrontandole molto sullo generale il discorso. L'America è un paese molto formale e questo significa che delle volte è ottusamente formale. Questo mi dispiace dirlo, ma è così. La forma può sembrare strano, no? Perché noi siamo abituati con un po' di generalizzazione a considerare gli americani i bovari, i vaccari, i cowboy, i texani. Gli americani sono una cosa molto variegata, c'è l'ebreo newyorkese, il nero di Detroit, il cinese di Chinatown e tante altre cose. Ma di norma nella tradizione, nella cultura americana c'è un rispetto della forma che arriva delle volte alla rigidità. È una rigidità che quindi nega la verità, che come tale nega la vera educazione. Noi siamo istintivamente, soprattutto noi meridionali, gesticoliamo, siamo più rumorosi, più fragorosi, più spettacolari, però io preferisco di gran lunga in questo approccio, in questo rivendico il mio essere italiano e meridionale, essere meno formali e più sostanziali. Non so se l'ho risposto. Avevamo promesso di arrivare sul tema religione, qui vi tedierò con un po' di letture per Speriamo di stanare non un po' l'autore. tenerle, sì, certo. Potresti dire la pagina? Certamente. Allora, intanto potremmo anche, scusate, accendere la luce perché se no, a parte le diatrie mancanti, anche la luce diventa più fievole. Dunque, pagina 11. Beh no, poi immagino, ho capito, penso di capire di cosa vuole parlare. Quando dunque. lei vede le stelle, no? No, vabbè, No, no. dica lei. Chi si ostinava a dimenticare che siamo un fruscello, che per chissà quale miracolo ha anche dei sentimenti. Pensò che dovesse esistere qualcosa di più grande della natura che uccide con le onde e rallegra con il tramonto. Pagina 46. Si chiese cosa dovesse significare dare alla luce un figlio rimanendo vergine e lo chiese alla diretta interessata, la protagonista a un dialogo diretto poi con la Madonna che venera, un dialogo amichevole per cui si permette a volte anche, come dire, Quasi degli di litigarci. eccessi, sì, umorali. Pagina 72. Al tramonto della vita saremo giudicati sull'amore. 114-115. E poi, chissà se esisteva davvero il paradiso. L'idea di un luogo dove si sta in contemplazione di Dio le sembrava un po' noiosa. Forse una bestemmia, ma se Dio ci amava al punto di averci creato, non poteva non aver previsto anche in quel luogo i piaceri carnali che lei aveva gustato la notte precedente, perché era stato proprio lui a crearli, quei piaceri. E contemplare non era poi così noioso, è l'eternità che procura qualche problema. Lei si riempiva la bocca con parole come distacco, tolleranza e persino amore. Scempiaggini pericolose che le avevano messo in testa le suore.
Bisogna migliorarlo, questo mondo, meraviglioso e sbagliato, e spetta a tutti noi. Su di lui erano molti gli ideali che avevano attecchito, e come? E soffriva sempre quando vedeva che aveva delle potenzialità e non le esprimeva. I talenti. Quando ci libereremo da tutto quell'armamentario religioso? Si mise una mano sulla guancia e sentì che era ancora indolenzita. A scuola i preti gli avevano detto che Cristo diceva di porgere l'altra guancia, che era quella la sua rivoluzione. Nicola non ci aveva mai creduto, gli sembrava un modo di inchinarsi alla vita, di rinunciare a essere uomini. Ne ho ancora un paio, se avete pazienza. Avete pazienza? Sì? Grazie, intanto perché sono molto ben scelto. Deve esistere anche un Dio, perché solo qualcuno che ci ama può creare qualcosa di così bello e inutile. Vera vita è un'altra, e che in questa nostra esistenza terrena solo un seme che muore può dare molto frutto. Questa frase Maria l'aveva sentita molte volte e si era sempre chiesta perché si poteva dare frutto solo attraverso il morte. Si rivolse quindi al padre Patrick, ricordandogli quante volte avevano meditato insieme sulla fallacia dell'esistenza che non contempli una trascendenza. Prova di nuovo, sbaglia di nuovo, sbaglia meno. Sbaglia meglio. E sbaglia meglio. Ringraziamo il Signore per la meraviglia che ci regala in questo mondo che è fallace, traditore e pieno di dolore, ma nonostante tutto è fatto a sua immagine e somiglianza. Qui però è un prete che parla, eh? Questa è un'omelia, perché sembra un po'. Sì, prendo perché alcuni sono antitetici, quindi mi aiutano poi alla domanda. E ultimissima. Era necessario conoscere e conquistare l'anima di quel mondo, che era molto più che esclusivo. Gli veniva da definirlo esoterico e ricordava a memoria la definizione imparata alle medie, quando si imbatté per la prima volta in quella parola. Si dice dottrina filosofico-religiosa destinata a essere conosciuta solo all'interno di una ristretta cerchia di iniziati. Quando chiese al padre di spiegarle il senso, all'epoca delle medie ancora parlavano molto, gli rispose che era un tipo di dottrine occulta e pericolosa. E poi aggiunse l'inevitabile citazione dal Vangelo: non vi è nulla di nascosto che non debba essere rivelato. Fu uno dei primi momenti in cui si trovò in totale disaccordo con lui, e ora, in quel luogo in cui si deliberava la bellezza e l'importanza, pensò che quel luogo, quel modo di ragionare e riportare una cosa a un testo con protagonisti falegnani e pescatori era uno dei motivi per cui il padre non aveva mai fatto una lira. La religione. Grazie. Tutte molto ben scelte, e me ne permetto di aggiungere uno, poi spiego. Perché anzi, prima spiego una cosa, i brani che ha scelto sono alcuni raccontati e vissuti da Maria e altri da Nicola, tranne quello che ho detto c'è anche una citazione con omelia. È fondamentale fare questa differenza, perché Maria è una ragazza, entrambi sono stati educati cattolicamente, si capisce che i genitori erano molto credenti, ma Maria è ancora nel solco di quella religione, è molto pia, prega ogni sera a modo suo, fra un po' vi dico come, addirittura discute con la Madonna, ci litiga pure. Nicola invece ha rigettato completamente, le ha buttate alle ortiche quegli insegnamenti ed ha rabbia nei confronti di quel mondo, di quella cultura, di quella tradizione, odia i preti, odia perfino il padre che credeva in queste cose, dice non ha mai fatto una lira a forza di credere a questi pescatori e falegnami come San Giuseppe e gli altri apostoli. Ne cito anche un altro, ma ce ne sono decine, proprio perché lui comunque se le ricorda queste cose e ci si confronta. Mentre Nicola pensò che era valsa la pena perdere la propria vita per trovarla, come aveva sentito da qualche parte che non ricordava più. Anche questo è il Vangelo. Dunque, allora, la religione, il rapporto con la religione è centrale in questo libro. Io ho raccontato due approcci completamente diversi. Uno di scelta